Ciao a tutti, bentornati Ciao. a questo nostro appuntamento dei viaggi del venerdì. L'ospite è già in studio, ma ve lo faccio vedere tra un attimo. Prima volevo dirvi che oggi c'è una novità. Ciao Luisa, che saremo in diretta in contemporanea su Instagram e su Facebook. Per questo da Instagram stiamo provando, vedrete un po' uno schermo strano, mi vedrete solo me nello schermo. Ma ci proviamo perché il nostro ospite di oggi mi ha detto che preferisce pedalare invece che passare il tempo sui social network. E quindi oggi dobbiamo fare questo strappo alla regola e avere questa combo di diretta. Come dice Silvia. Bene, facciamo entrare subito l'ospite. La puntata di oggi si intitola Pedalare significa anche e lo scopriamo con Giancarlo. Ciao Giancarlo, ben entrato. Ciao, ciao, grazie, grazie Alan, grazie, ciao, sono contento di essere qua tra voi e saluto anche chi ti sta e ci sta vedendo in questo momento. Eh sì, perché Sì. già parecchie persone stanno già commentando, tu non li vedi, ma poi te li Tranquillo, sì. inviterò e te li metterò a schermo per chi segue la diretta da Facebook. Quindi ricordo a chi ci ascolta, visto che li hai nominati, che possono tranquillamente fare domande di qualsiasi Certo, tipo sì. Di qualsiasi tipo, certo. sia su Facebook sia su Instagram e le leggeremo in diretta. Spero che l'audio si senta bene. Abbiamo fatto copiose prove nei giorni scorsi e partirei subito chiedendoti da dove ci chiami, dove sei in questo momento e se vuoi raccontarci qualcosa del tuo carattere. Certo, volentieri. Ho cercato di presentarmi al meglio, ma questo è tutto quello che ho potuto fare, quindi scusati Alan con i tuoi partecipanti. Comunque io sono a Cesena e sono dove dobbiamo ancora essere, quindi a casa. E sono qui con un gran piacere di raccontarvi, se vi andrà di ascoltare, l'esperienza che ho fatto io, una delle ultime, anzi proprio in ordine cronologico l'ultima perché risale al 2018. Poi il titolo che ha voluto dare Alan a questa presentazione è perché insieme abbiamo pensato che ci sono anche dei messaggi, altri tipi di messaggi che si possono dare attraverso la pedalata o l'uso della bicicletta e del cicloturismo in generale. E comunque sì, sono un cicloturista, devo dire, da neanche troppo tempo, forse da che ho acquistato le borse Ortlieb da Alan e quindi potrebbe essere, sì, è vero, io ho ancora le borse di Alan, le sue. E nelle foto, se scorrono, casomai si vedessero, quelle sono le borse che l'amico Alan mi ha ceduto. Potrebbe essere una decina di anni che ho sostanzialmente messo in atto questo tipo di passione, che è arrivata poi gradino dopo gradino, da che ho iniziato ad usare sempre meno la macchina e ho iniziato ad usarla poco, partendo dal luogo di lavoro che dista 15-16 km da casa. Per cui, iniziando ad andare in ufficio in bicicletta, ho poi scoperto che c'erano delle dimensioni più belle, più nuove, e cose che con la macchina non avevo visto e provato, e adesso qui non mi dilungo. Comunque, da lì è iniziata questa voglia di stare sulla sella, che per un po' di anni
qualche annetto si è limitato appunto al trasferimento casa-lavoro, lavoro-casa. Poi ho voluto fare qualche cosina in più, ho iniziato uno dei primi periplo, quelli che chiamiamo periplo per dire che parti da un punto e ritorni a quello stesso facendo un giro, così come poi anche Alan ha fatto con il suo percorso in Europa. Io ho iniziato con la costa adriatica sul lato italiano e sul versante opposto, poi un periplo dei parchi americani, molto bello. Ma adesso Alan, non so se qui è il caso di fare un elenco di queste cose Certo, se vuoi oppure. attivarli, Sì. titolarli, volentieri. Sì, dopo, sì, in ordine cronologico, prima dei parchi americani c'è stato il periplo iberico che mi ha portato sul cammino di Santiago, che era un'esperienza che volevo fare, e volendo fare quella ne ho poi approfittato per farmi tutto il giretto della Spagna, nord, ovest, sud-est, insomma, per chiudere anche lì il quadrato ideale. E poi c'è stato il periplo islandese, che è stata un'altra esperienza veramente forse unica dal punto di vista dell'offerta naturalistica e di che cosa la natura mi ha fatto veramente vedere. Perché poi bisogna dire sì che ogni viaggio, ogni esperienza porta in sé qualcosa che è sempre diversa dall'altra e non è un discorso fatto e scontato, ma in realtà c'è il percorso che ti tocca più perché fai incontri di persone, di luoghi, e l'altro viaggio che invece ti tocca perché la natura ti fa vedere come l'Islanda mi ha dimostrato delle cose. E quindi è stato forse proprio sull'onda di questa novità del capire che ad ogni viaggio c'era sempre qualcosa che ricevevo diverso da quello che avevo ricevuto, che mi metteva la voglia sempre di, appena finito uno, in pratica programmarne un altro. E così ho accumulato un po' di giretti, diciamo, fino ad un attraversamento, questa volta non in senso circolare, ma longitudinale, del Great Divide, che è un percorso sterrato che parte dal Canada e arriva al Messico. Questa invece è stata un'esperienza sostanzialmente più fisica per tutta una serie di componenti che lascio immaginare perché erano comunque 5.000 chilometri, 6 stati, altitudini spianate, deserti, piogge, freddo, cioè c'era una variabilità di condizioni che ha messo qua invece il fisico un pochino più a dura prova rispetto agli altri. E posso andare avanti, continuo, Ecco. no? Ok. Quindi ancora sulla scia di volere scoprire. Esattamente. No, mi sembra tu hai Ti sento a tratti, scusa, Alan. continua, continua. Ok, no, ho fatto questa così differenziazione fra un tipo di viaggio e l'altro, un tipo di destinazione e l'altra, perché in realtà ognuna, ripeto, ha una sua componente che ti porti dentro e che magari le fotografie poi possono dimostrare. Però qualcosa ancora, secondo me, c'era che si poteva scoprire. Sentivo che c'era qualcosa, non è maturata subitissimo, però negli ultimi viaggi, prima del 2018, sentivo che pedalare per attraversare luoghi, per vedere panorami, per vivere l'esperienza del contatto umano della persona che non conosci e che ti apre le braccia, comunque sentivo
che c'era qualcosa che nasceva dentro e infatti così, così è stato, ma da lì è accaduto in un attimo. In pratica mi sono proposto di contattare una onlus, organizzazione no profit, per capire come la bicicletta avrebbe potuto anche portare, tra virgolette, un messaggio o essere di aiuto in qualche modo. E devo dire che lì si è veramente aperto un mondo e a metà 2018 sono partito per il Madagascar. Perché la onlus che ho contattato, ma che non sapevo neanche che cosa potesse essere avvicinarsi ad una onlus, eccetera, però fortuna vuole, caso vuole, che questa onlus avesse progetti, italiana, veneta, avesse progetti in atto. Siamo tornati, ma manca l'ospite. Sei sparito, Alan? Eccoci qua, siamo tornati. E Ok. oggi ci sono un po' di problemi di connessione. Eccoci tornati. Stavi dicendo. Sì, che c'è stato questo contatto con una onlus italiana, veneta, che aveva appunto progetti in atto in Madagascar che riguardavano alcuni aspetti ambientali, sociali, culturali e ce n'era uno in particolare che mi ispirava e si trattava e si tratta ancora della assistenza che questa onlus offre ad un centro di ritrovo sostanzialmente perché poi vi dirò e vedrete che essendoci arrivato è una casa di due stanze e mezzo, voglio dire, è un luogo dove in quel paese così povero, dove ovviamente vivere è veramente legato a un piatto di riso, ve la dico così, ma è veramente così, e crescere sulla strada è un attimo e di conseguenza anche tutto ciò che ne comporta. Quindi questa onlus con un progetto che si chiama FANUVU e che è scritto FANOVO, che vuol dire appunto unione e condivisione in malgascio, tutela questi ragazzi offrendo a loro uno spazio dove ritrovarsi. Mi senti, Alan? Non so se mi sentite. Ti ho perso, Alan, dimmi se posso continuare o attendere che ti ricolleghi. Mi senti? Io ti sento, adesso ti vedo anche, forse c'eravamo un Perfetto. attimo Allora, disconnessi. ricapitoliamo dove siamo rimasti. Si vede che tutti stanno facendo la diretta oggi pomeriggio, ma anche noi vogliamo continuare a farla, quindi insistiamo. Va bene. Prima ci hai introdotto il tuo modo di, diciamo, di viaggiare classico, però a un certo punto dicevi che hai scoperto un modo, e diciamo il tuo modo di viaggiare si è evoluto, e questo secondo me è Certo. molto, molto interessante perché sei venuto a conoscenza di come, sia tramite la tua esperienza, sia tramite
probabilmente proposte che ti sono arrivate e persone che hai conosciuto, ad entrare in contatto con una onlus. E ancora prima di entrare in contatto, direi che dai tuoi viaggi in bicicletta hai capito come le persone danno assolutamente un valore aggiunto al viaggio, giusto? Assolutamente, assolutamente. Onlus, ci puoi brevemente dire dove sei stato e magari Certo. cosa ti occupa. Guarda, il progetto della Onlus è quindi la sussistenza economica, la guida a distanza, il coordinamento a distanza di questo gruppo di giovani che vivono la loro giornata lì dentro, dedicandosi alla lettura, all'insegnamento per quanto possibile e anche all'apprendimento della musica. E questo centro si trova in una cittadina, ma neanche tanto piccola, malgascia, che si chiama Fianaranzua, circa 400 km a sud della capitale Antananarivo. Antananarivo è la capitale del Madagascar e si trova esattamente al centro, per cui l'idea di unire una pedalata al sostegno a questo progetto della Onlus si è trasformata, come da pagina Facebook vedete, in una pedalata per sostenere Fanuvu. Per me era tutta una novità, era una novità parlare di soldi da raccogliere a favore di queste persone, pensare di andare in un paese così povero, perché non avevo mai neanche pedalato in un paese tanto povero, quindi ci sono stati diversi elementi, forse adesso li esprimo anche in confusione, ma cerchiamo di organizzare un pochino le idee. Quello che sostanzialmente mi ero ripromesso di fare, che insieme alla Onlus avremmo voluto avere, era una disponibilità a raccogliere un'economia, quel che si fosse potuto raccogliere, per poi destinarla al centro e fare sì che i ragazzi potessero migliorare la loro condizione. E poi dopo vi dirò che alla fine, insieme a loro, che li porto dentro al cuore tutti, loro, con loro abbiamo deciso che c'era una cosa che volevano veramente, che amavano poter avere, ve la dico dopo, insomma, l'hanno ottenuta. Quindi si è trattato di pensare da un lato ad un progetto crowdfunding con una piattaforma che gestisse questo progetto, dove io, attraverso i social o chi mi conosceva o chi era a conoscenza del progetto, cercava di pubblicizzare piattaforma crowdfunding dalla quale, accedendo, poi uno faceva la donazione. Ho raccolto 3.000 euro. Non è una cifra per noi, però pensate che con 1 euro si sfama una famiglia di quattro persone circa, riso, verdura, ecco. Per cui Un euro a quello pasto. era l'obiettivo. Come? Un euro a pasto. Sì, e quindi vi rendete conto che quello che siamo andati a raccogliere è stata una grande cosa. Quindi si trattava di, da un lato, creare questo progetto su una piattaforma crowdfunding e dall'altro io pensare a quale tipo di percorso avrei fatto, fermo restando che in Madagascar ci sono due strade e non è che fosse così imbarazzante scegliere il percorso, cioè una che attraversa da nord a sud e l'altra quella centrale a croce, per cui le strade sono quelle. Essendo la capitale al centro e la città di Fianaranzua, dove c'era il centro Fanuvu, che io avrei comunque voluto raggiungere, era nei miei programmi
conoscere i ragazzi, perché conoscerli e stare con loro era parte del progetto che poi dopo vi spiego. E in pratica il percorso in che cosa è consistito? In 1100 km dalla capitale verso sud fino a Mandili, Tule Har, che sono le città che si affacciano sul mare. Attraversando non poche difficoltà, come Alan. Quanto sei rimasto nel paese in tutto? Allora, io ho impiegato 30 giorni circa, ma perché ne ho trascorsi una decina con i ragazzi per fare delle attività con loro, sia in andata che in ritorno. Li ho incontrati 2 volte, sì. I chilometri non sono tanti, però in un contesto di quel tipo dove muoversi da un luogo e pedalare su una strada che ti deve portare all'altro luogo, devi sapere dove arriverai già prima di partire, perché onestamente non è proprio molto suggerito dormire all'addiaccio, come molte volte facciamo con la tendina. Alan lo sa, che la piantiamo sotto un albero e lì ci fermiamo. Beh, diciamo che lì, in tutta onestà, non voglio né dire di più né dire di meno, io non sono poi un eroe di quelli che vuole trasformarsi in questa sorta di, per cui ho sempre pianificato gli spostamenti in misura di dove avrei poi trovato un luogo per fermarmi. Sicurezza mia, sicurezza della bicicletta, eccetera. Anche se detta così può incutere un po' di, io vi assicuro che non mi è successo, non solo non mi è successo nulla, ma sono tornato con tutto ciò che avevo e il senso di paura non l'ho sentito così tanto, però ve la dico per dire, 15 giorni dopo il rientro nel cortile di casa mi hanno rubato la bicicletta, quindi ho detto sono tornato a casa, è vero. No. Dico, sì, non mi è successo nulla, ragazzi, di niente. A casa e io ero in casa, ma questi sono i classici furti che conosciamo tutti. Sì, le 2 ore che ti fermi in casa, lasci la bici in cortile, cancello chiuso, non si sa, scavalcato, eccetera. Comunque, questo senso di paura non l'ho. Mi aggancio al senso di paura per dire che non l'ho avuto, perché una delle esperienze che mi fa dire che il Madagascar ce l'ho nel cuore, che le persone che ho incontrato me le porto ancora dentro, proprio perché, oltre a tutto il resto, quello che ho potuto vedere, eccole le tue borse, E e la la tua bici che bicicletta. non c'è più. Ma dove sarà sta bici adesso? È proprio il capire, toccare con mano come in una così grande povertà materiale ci sia, io la dico in questo modo, una all'opposto ricchezza interiore che è veramente grandissima. Ecco, il popolo malgascio che ho incontrato mi ha veramente regalato questa consapevolezza che non credevo che in tanta povertà esistesse una così, ma anche vi dico dignità, perché era insomma, una povertà che non la vivono da persone che soccombono sotto questa. Non so se le foto le potete vedere, ci sono i bambini che sono anche sempre sorridenti, ma loro lo sono per natura, vabbè, questo ci sta. Però posso dire che ho trovato, oltre che a tanta disponibilità e appunto riconoscenza, anche una dignità umana che, beh, che sono un pochino dei valori che adesso, diciamolo come va detto, insomma, noi con le nostre diffidenze da occidentali che siamo. Ma dobbiamo parlare di biciclette, non di questo, Alan. Mi sembra che sto andando fuori tema.
No, assolutamente, di bici ne abbiamo già parlato abbastanza. Io sono curiosissimo, tu sei un intrattenitore fantastico, quindi io non voglio neanche interromperti più di tanto. A me interessa proprio tanto questo aspetto che tu hai ritrovato, queste caratteristiche che tu hai ritrovato nelle persone che poi fanno parte della comunità che tu hai aiutato. Ecco, se ti va, prima di entrare nel dettaglio di quello. Poi possiamo percorrere un po' il tuo percorso in bici tramite le foto che ci hai mandato. Tu le vedi, giusto? Bene. Sì, le foto le vedo. Questo è ciò che vedi pedalando la strada N7, perché quella centrale da nord a sud è la N7. A parte che paesaggisticamente anche il Madagascar è veramente di una bellezza unica, basti pensare che, ecco, questi sono i ragazzi del centro Fanuvu, che al mio arrivo, dopo 5-6 giorni dalla partenza, li ho raggiunti perché i chilometri erano 400, e rimanendo con loro si sono addirittura organizzati con delle vecchissime biciclette, e un giorno arrivo al mattino da loro e mi fanno questa sorpresa, per cui siamo partiti insieme per questa pedalata verso un villaggio dove loro mi hanno condotto per incontrare un anziano, un'anziana persona che è l'unica rimasta in Madagascar che costruisce uno strumento. Ragazzi, se mi viene il nome ve lo dico, e lo costruisce con le zucche svuotate ed essiccate al sole, ma senza buttare nulla di questa zucca, e quindi recupera tutto. Adesso, se capiteranno le foto, e siamo arrivati in questo Quello villaggio. strumento che ha due zucche, una piena d'acqua e un'altra sopra e si batte. No, è a corde, è uno strumento a corde. C'è anche la foto. Adesso, questa è l'occasione. Questa foto è l'occasione per dire che cosa mi è successo quando ero lì, cioè frequentavo il centro con i ragazzi, e apro parentesi per dire che non me ne sono reso conto solo sul posto, che stranamente il Madagascar, pur essendo stato una colonia francese, c'è una larghissima parte della popolazione giovane che parla italiano, che parla un buon italiano, un discreto italiano. Questo mi sono dato una spiegazione che, se volete, ve la dico, perché ho trovato poi solo quella, e semplicemente, ecco, guardate, secondo me, sì, ho detto dell'Islanda per dire che mi ha offerto dei panorami incantevoli. Però vi assicuro che il Madagascar ne ha altrettanti, perché è all'80% flora e fauna sono autoctone, quindi non solo i lemuri, oppure anche alcune vegetazioni come il baobab si trovano, ma perché sono autoctone, è all'80% flora e fauna autoctona. E questa. Guardate l'ordine di questi ragazzi, che se pensiamo ad una scuola, se pensiamo a un momento di refezione in una nostra scuola, immaginiamo del casino, del buttasù. Questi erano tutti in attesa di mangiare insieme, coordinati, uniti e rispettosi. E qui siamo dentro istituto gestito da un'altra ONLUS italiana, la Mondo Bimbi, la quale Mondo Bimbi gestisce questo edificio dove vengono appunto al mattino e vanno la sera un certo numero di ragazzi, oltre 250. E lì possono, arrivando, fare colazione, pranzare e andare a casa con la cena. Questo ve lo dico perché chi riesce, chi può arrivare a questa situazione qua è salvo. È salvo perché ha la
possibilità e la garanzia di mangiare, che non dimentichiamolo, è la cosa prima, unica e fondamentale. E questo è un momento di riflessione. Comunque, il fatto del loro conoscere molto bene l'italiano è perché, strada facendo, in anche paesi meno grandi, sì, della capitale, ma anche di Fianarantsoa, ho incontrato tantissime organizzazioni, diverse organizzazioni italiane, che operano nel mondo dell'assistenza culturale, dell'assistenza medico, medica, come anche, la cito perché l'ho conosciuta e merita di essere nominata, Elisa Sala, che è una medico emiliano che gestisce La mia vita, un'associazione appunto Onlus, poi il dottor Francesco che opera e fa delle chirurgie ortopediche sempre in questo centro dove c'è Elisa. Ho trovato molte realtà a matrice come. Tante realtà che operano in vari settori, in vari aspetti per aiutare questa comunità, ma in particolare quello dove sei stato tu, in che modo aiutava questi ragazzi, cioè principalmente anche da dove venivano questi ragazzi, perché te hai detto che loro erano già i fortunati che erano riusciti ad arrivare in quel luogo, in quel momento, in quella comunità. Questo luogo qui dell'immagine che abbiamo adesso è in un'altra città diversa da Fianarantsoa ed è un'altra organizzazione sempre italiana ed è la Mondo Bimbi, quella per la quale sostanzialmente io ho creato con loro la piattaforma crowdfunding, si chiama Avericu ed è veneta. Loro hanno un progetto di sostegno dei ragazzi di questa casa Fanuvu, dove i ragazzi di Fianarantsoa vanno giornalmente per prendere lezioni di italiano, lezioni di inglese o imparare a suonare musica. O adesso, fortunatamente, ve lo dico perché ve l'avevo anticipato, quello che siamo riusciti. Io ho ritenuto che fosse una cosa importante, poi se qualcuno mi vuole correggere, per carità, però quello che secondo me a questi ragazzi così giovani, ciò che ho sentito che a loro mancava era proprio quello che noi abbiamo comunemente a mano e che ci dimentichiamo dell'importanza, che è la connessione a internet, in questo luogo dove loro si ritrovano. Io ho subito pensato, ma se loro avessero una connessione a internet che li apre un po' come delle finestre sul mondo. E allora di lì è nato questo progetto che adesso ha un coordinatore sul posto che dà la possibilità ai ragazzi, perché internet poi l'abbiamo fatto, è arrivato, e adesso i ragazzi navigano, hanno due computer e mi scrivono e dopo 2 anni mi ringraziano ancora e basta, non c'è bisogno. E il coordinatore, diciamo che coordina come coordinatore i ragazzi con lezioni online di tutti i generi, a volte legate alla musica perché è uno degli elementi base, lì hanno avuto in donazione degli strumenti e poi non so perché, ma queste persone hanno una musicalità dentro che io sono tutti intonatissimi, hanno tutti una capacità di enorme, incredibile. Io ci tornerò in Madagascar e vorrei tornarci sempre per fare qualcosa in questo senso. Comunque, adesso mi sono veramente perso, non so dove siamo. Adesso andiamo pure avanti con il tuo viaggio e vediamo questa terra bellissima. Ecco, questa è la realtà che vedi attraversando il Madagascar. Il lavoro manuale, è molto anche al femminile, e qua lo potete vedere. Queste
hanno trasportato per ore. Io mi sono fermato lì a vedere quanto avanti in tre facessero del grano, credo, e andavano e lo scaricavano, andavano e lo scaricavano. Quindi in queste enormi spianate di colture, di montagne, di verde, c'è anche tanto tanto lavoro manuale. Ho pedalato su questa strada appunto verso sud, perché il mio progetto era di arrivare a Tuleare in fondo e percorrere questa strada qua. E se le vuoi far scorrere, ogni immagine ha qualcosa, insomma, ecco perché. Qui i bimbi che mi hanno visto arrivare in bicicletta non ce l'hanno veramente fatta, mi hanno assalito. Non so se fra i tuoi ascoltatori in questo momento c'è qualcuno che ha visto un paese povero, e per povero intendo a questi livelli qua, però non ce l'hanno fatta, sono saltati su bicicletta e sono tutti momenti che ti arricchiscono veramente tanto, perché ti riportano alla naturalità delle cose, delle azioni, del modo di agli slanci, agli affetti, e che forse un pochino ci siamo dimenticati. In ogni caso, qua siamo a Murundava, che è a metà circa del percorso un po' più a est, dove c'è il famoso viale dei Baobab, che vi assicuro l'ho pedalato 2 volte. Sono 10 km andare, 10 tornare, ma l'ho voluto pedalare con 2 diverse luci del giorno, al mattino e al tramonto, perché c'è una sequenza di baobab che sono giganteschi, che sapete che cosa sono e le loro dimensioni. E ecco, vi assicuro che è un'esperienza. E vivono ai lati di questa via di sabbia dove ho forato, ma vi dico dove ho forato, perché quando sono sceso dalla bicicletta, che mi sono messo le mani sul berretto, perché ho tirato lì una parola, ma tempo di realizzare che stava arrivando qualcuno, e c'era il bambinetto che mi ha voluto lui riparare, cambiare. Cioè, io ho assistito al ragazzino che cambiava. Cioè, faccio per dire aneddoti, per dire come mi hanno portato a delle condizioni di condivisione delle cose alle quali non so se per altri non è così. E il senso dell'ordine, ragazzi, della simmetria, della geometria, del mettere le cose con una arte che io non le ho viste altrove. Cioè, ma la pazienza di impilare gli agrumi, le mele, sempre in un ordine che a me ha lasciato. E ho fatto anche una carrellata di immagini delle loro vegetazioni e delle loro orticolture, che vendono poi a bordo strada, insomma. Quindi hanno anche questo senso. Questo al centro sono io, al lato sono 4 dei ragazzi che frequentano il centro. E loro poi hanno voluto riconoscere ognuna delle singole persone che hanno donato qualcosa alla piattaforma crowdfunding, perché al mio arrivo la prima volta e al ritorno la seconda. Ecco, hanno fatto ognuno di proprio pugno questo Misha Utra, che è un grazie in malgascio.
con il nome e il cognome del donatore. E abbiamo fatto una lavagna, una bacheca sostanzialmente, dove li abbiamo appesi tutti e ai donatori poi è stata inviata una mail di ringraziamento con la foto di chi ha scritto il ringraziamento di loro pugno. Io sto rivivendo, ragazzi, quel viaggio, quel progetto, quella cosa lì. Questa è la casa. Ora uno si immagina, è questa, al secondo piano. Questa è dove i ragazzi si ritrovano. Che cosa posso dire? Tutti i dettagli, tutti i particolari. Sì, sul panorama e sul paesaggio forse ci sto spendendo poche parole. Ecco qua c'è una foto di gruppo più grande ancora. Questa è proprio l'aula, l'aula dove loro studiano e si ritrovano appunto. Dicevo, forse Alan, sto spendendo poche parole sulla pedalata in sé. Ma sostanzialmente è stato un partire da un punto, arrivare all'altro, fermandoci a metà, fermandomi a metà dove poi ho incontrato la comunità. Sì, no, ma guarda, anche al pubblico adesso abbiamo qualche domanda. Ti passo la domanda di Prego. Silvia. Me la leggi tu? Sì. Quale può essere il primo passo per una persona che volesse intraprendere un'esperienza simile? Quindi credo intenda un'esperienza di volontariato in questa maniera. Qual è il tuo consiglio? Guarda Silvia, io ti posso dire, seguire il proprio istinto e sentire verso quale direzione sei più sostanzialmente portata. Perché c'è stato qualcuno, qualche persona che mi ha fatto questa domanda, anzi proposte più che altro di ragazze che sentivano molto vicine a loro il problema della salute, della tutela della salute, e quindi un po' come Elisa Sala sta facendo in questo centro dove cura una cosa che sembra strana, ma poi nemmeno tanto strana. Lei cura i tumori al seno alle donne e arrivano lì tantissime donne per fare queste. E a queste ragazze ho detto: avvicinatevi a che cosa voi vi sentite più portate a fare. Ecco, io questo fatto dell'interazione con qualcuno, mi piaceva l'idea che ci sarebbe stato. Ecco perché ho scelto questo, Lisa, perché c'erano anche progetti gestiti da persone sul posto che riguardavano le colture biologiche, l'educazione al turismo anche come guide turistiche, eccetera. Però questo fatto di poter partire, incontrare i ragazzi, gli stessi per i quali tu avresti potuto fare qualcosa e donare a loro qualcosa, veramente mi ha tenuto molto molto vivo, ma da quando ho prenotato il volo e fin da qui sono arrivato. Io sentivo molto forte questa bellezza che sarebbe stata poter incontrare le persone per le quali stavo facendo qualcosa. Dimmi se ti ho spiegato più o meno. Assolutamente, credo di sì. C'è anche qualche saluto. Complimenti, grande Giancarlo. Sono miei amici che hai incontrato probabilmente al mio arrivo dal viaggio. Ah, sì, è vero. Ascolta Giancarlo, adesso che tu sei qui, stai in qualche modo continuando questi progetti. Soprattutto insomma quello della rete e quello di Fanovo. Guarda, io sarei ripartito se Leoni lo avessero permesso e avrei fatto un'altra parte di Madagascar, quella nord, sempre
sostenendo qualcosa e qualcuno, perché ormai sostanzialmente avendo dimestichezza con un po' tra il paese, toccato con mano, è naturale piuttosto che lanciarsi in qualche cos'altro, visto che comunque la parte nord io non l'ho vista, quindi da Antananarivo a Nosy Be o a San Diego Suarez, ancora più a nord, l'avrei voluta fare. Poi conto di poterla fare, clima permettendo, verso fine anno, ecco. Perché il progetto sarebbe quello di contattare questa associazione che ha il centro nell'isola di Nosy Be e un po' come ho fatto per una pedalata per Fanuvu, progettare il percorso da Antananarivo a nord, fino ad arrivare a questa associazione che è ancora italiana. Anche questo abbastanza alla strada, perché la puoi contattare da casa, ci puoi confrontare o anche incontrarli, come ho fatto con quella veneta, che sono qua a due passi. Quindi con di rifare, perché sai cosa, Alan? Adesso se tu mi chiedessi facciamo una pedalata e andiamoci a vedere il Ladakh in India, come ha fatto il tuo ospite, sì, mi piacerebbe tantissimo, ma ho bisogno di questo valore aggiunto, ne ho veramente bisogno adesso, perché questa esperienza mi ha lasciato questo, cioè ho detto la DAC, ma senza visitare nessun luogo, perché i luoghi della terra sono tutti belli e importanti. Però ecco, voglio dire, solo la pedalata unicamente per attraversare un luogo, come dire, adesso mi sembra un po' poco, perché con la bicicletta si può fare qualcosa, lo dici tu nel titolo, si potrebbe anche fare questo. A me piace che passi un messaggio, perché c'è anche una cultura del ciclista e del cicloturismo che bisogna che gliela diamo, che gli diamo un indirizzo più positivo e propositivo, perché molti pensano che siamo i pedalatori del fine settimana che fanno di questa attività una cosa per più giorni. Cioè potrebbe anche arrivare un altro messaggio, cioè cicloturismo è anche, perché no, insomma, fare qualcosa. È vero che ogni viaggio e ogni pedalata ti arricchisce intimamente e vieni a casa con un bagaglio, però volendo, correggimi se sbaglio, anche lasciare tu qualche traccia nel luogo che vai, perché no, mi spiego. Qualche traccia che sia positiva e come hai fatto tu, e Sì. che sia semplicemente andare in un luogo che magari è più povero, dove le persone sono più in difficoltà rispetto a dove viviamo noi, e addirittura portare inquinamento o sfruttamento in altri termini. Ecco, questo è quello che la bici non fa, il viaggiare in bicicletta. Principalmente ha questo potere, no? Come dici anche tu, di connettere le persone, e se uno ha voglia, è nell'indole di chi viaggia in bicicletta, si può fare tanto altro, si può davvero fare altro, Io l'ho pubblicizzare. scoperto. Ecco, qui siamo nella pedalata del giorno da mattino a sera. C'è una foto bellissima che rende veramente il senso della partecipazione che hanno tra loro. Ovviamente le biciclette dei ragazzi erano, vabbè, biciclette, ecco, sostanzialmente non di grandissima qualità. E una si è rotta a un certo punto del percorso. Beh, loro hanno cercato una corda, l'hanno legata e in due l'hanno trainato, questo perché era rimasto a piedi e poi non ce la facevano a salire, dopo l'ho trainato anch'io, quindi siamo.
Così per dire che sono partecipativi e non si abbandonano, insomma, tra loro. Sì, qui siamo di ritorno dal villaggio dell'anziano che costruiva questi strumenti musicali. E queste sono le loro case, quindi, non so, rendiamoci conto. E per strada incontri questa realtà. Ho anche trovato un meccanico a modo suo, c'era un casottino di paglia e terracotta con tre attrezzi, due catene. Il problema in tal proposito è anche proprio partire con una dotazione meccanica sufficiente che copra tutte le ipotesi di rischio, perché non c'è materiale, perché sì, se cerchi un filo da freno, ammesso che tu abbia i morsetti, non è difficile che lo trovi, non parliamo di altre componenti più complicate, quindi sono partito con una dotazione così abbastanza, che poi non mi è servita poi tanto. L'altro piccolo, se lo posso dire brevemente, è stato mettere insieme a tutto questo anche la condizione igienica del paese in cui andavo a pedalare, ha richiesto la copertura di qualche profilassi, non poche, che queste ovviamente andando in paesi come quelli, ovviamente bisogna fare, insomma, antitifica, antimalarica, antidifterica, insomma, le ho fatte un po' tutte quelle che l'Organizzazione della Sanità suggerisce. A E, è stato riguardo di come. viaggiare nel paese, tu dicevi, no? Quando si va lì bisogna attrezzarsi bene, bisogna fare serie prevenzioni e vaccinazioni, però Sì. Sì. comunque questo non è il caso che freni i turisti, che freni la possibilità di andare nel paese. E abbiamo un'idea di un collega Adriano che dice potrebbe essere di organizzare viaggi in un paese bisognoso dove una parte della quota di iscrizione del viaggio viene devoluta all'organizzazione locale in aiuto a quella comunità, a quella popolazione. Sì. Ma le idee, ragazzi, basta farsele venire, perché poi io non ho mica scoperto niente, voglio dire, non sono neanche stato l'inventore, perché con la bicicletta tanti hanno cose, tutte a loro modo e a loro misura, qualcosa hanno fatto. Basta farsi venire l'idea. Questo anche. Che propone è interessante evolvere una quota a parte per lo sviluppo del luogo, se questo è il concetto. Sì, adesso io avevo questo progetto su una cosa specifica che era il luogo di ritrovo dei ragazzi, eccetera, eccetera, ma si possono sostenere mille altre condizioni, può essere una scuola, può essere anche delle attività di sviluppo turistico, perché secondo me questo paese, fra la ricchezza ambientale che hanno loro e la ricchezza intellettiva che hanno loro, perché hanno dei quozienti intellettivi enormi, grandissimi. Prendono, ma veramente ragazzi, sono rimasto favorevolmente impressionato di come hanno la capacità di apprendere quello che dici, che gli spieghi, che gli racconti. E è una riflessione che ho fatto al ritorno. Se loro avessero la possibilità, a minima parte di quelle che hanno i nostri ragazzi, questi, Sicuramente avrebbero tutte le capacità per io sfruttare questa. Alan non vorrei solo dire che probabilmente è così per molti altri paesi
popoli e popolazioni di un mondo non sviluppato. Io adesso ho toccato il Madagascar e vi parlo di loro, di quel paese, di che cosa loro hanno dimostrato di essere, eccetera, eccetera. Poi magari, ripeto, in altre realtà di quel livello lì potrebbero esserci le stesse condizioni. Comunque anche stimolare, dare a loro la possibilità di, ad esempio, volevo dire, e concludo, dargli la possibilità di unire la ricchezza ambientale al loro attivismo turistico, diventando delle buone guide turistiche, riuscendo ad avere la possibilità di condurre un mezzo. Per questo a me era anche una cosa che mi era sfiorata, cioè sostenere in qualche modo, in qualche maniera, l'incentivazione a portare questi giovani ad intraprendere delle carriere nel senso che attività lavorative che poi producono degli introiti per loro. A me questo piacerebbe moltissimo, poter dire che si è creato qualcosa che sostiene un gruppo di persone che insieme hanno capito, Alan. Ma questa è un'altra idea, non so neanche se te ne avevo parlato, ma è una riflessione che ho fatto di una altra possibilità che mi era balenata, proprio perché loro come persone, la loro voglia e le loro capacità unite a questo ambiente che è di una bellezza straordinaria, è un peccato che non ci sia nessuno che conduca al viale dei Baobab, perché io ho visto quello, oppure alla terra dai mille colori, perché c'è una parte del Madagascar dove c'è una concentrazione di minerali nel sottosuolo che ha generato dei colori che non dico veramente da pelle d'oca. Oppure in qualche foresta dove ci sono i lemuri che li vedi che sono lì in mezzo. C'è qualche foto di lemure, sono riuscito a farla. Quindi, vabbè, sì, i lemuri, sì, ce ne sono 40-45 varietà. Quello più raro è il lemure bianco, tutto bianco, bianchissimo, l'ho trovato, l'ho fotografato e ci sono riuscito, perché poi sono anche un po' pigri, quando s'appoggiano, quindi belli, sono animali veramente molto belli. Hanno tutti dei nomi, ovviamente, che adesso non me li chiedete perché No, tranquillo. Ascolta, abbiamo ancora qualche minuto. A me piaceva prego. chiudere con una foto, che è questa. E volevo chiederti, adesso che, sei tornato a casa, tu ci hai detto all'inizio che al ritorno da ogni viaggio ne stai già programmando un altro. Quindi ci hai parlato del fatto che hai in mente di tornare un giorno in Madagascar e magari effettuare un altro percorso per tornare a visitare anche le stesse comunità che hai e stai aiutando, ma c'è un viaggio che hai in programma oltre a questo nel breve periodo, o è proprio quello il prossimo che vuoi fare? A me manca l'Oriente, Alan. Io vorrei attraversare Laos, Vietnam e Cambogia. Quello è un percorso che mi piacerebbe fare. Se mi parli di idee, di progetti che si uniscono e si accavallano, ci sarebbe questo, se ho capito bene la domanda che mi stavi facendo. E adesso alla ripresa sceglierò, vorrò scegliere qualcosa, comunque uno dei due. Quello che mi trattiene sulla pedalata in Oriente, vabbè, te l'ho detto, insomma, mi piacerebbe che avesse ancora anche il prossimo viaggio uno scopo.
tipo questo. Quindi se riesco a trovarlo, potrebbe essere quello uno, oppure affidarmi ad Alan e organizzare con lui, che è una guida cicloturistica stupenda, una pedalata che potremmo chiamare, la butto lì, Pedala Madà, perché il Madagascar si abbrevia in Madà, e allora una Pedala Madà dove raccogliamo, se ci siete voi che ci vedete, ci ascoltate, siamo Alan ad organizzare un tour da quelle parti, così ci facciamo aiutare dai locali che loro guidano, li paghiamo e ci portano negli alberghi. Siamo turismo per loro, perché tutto poi può produrre del buono, insomma. Lo Beh, facciamo un Dalamadà? assolutamente. Io accolgo la tua Ok. proposta con entusiasmo. Nel frattempo ci stanno chiedendo di continuare la diretta perché si sono affezionati, Giancarlo, ma il tempo, diciamo, è terminato. Ti volevo accennare, visto che hai parlato di Cambogia, Laos e Vietnam, rispetto alla Cambogia posso avere qualche contatto, qualche consiglio, anche per collegarti con le realtà, le comunità locali, scolastiche soprattutto, perché ci sono stato, ci ho viaggiato, lavorato. Invece, per quanto riguarda il Madagascar, io sarei nelle tue mani. Certo. Ci sto pensando su e vedo, e ogni tanto, insomma, comunque, ci sono progetti di questo tipo, ecco. Che il luogo dove vado adesso sento che deve essere legato a qualcos'altro, non mi ripeto e non mi dilungo. Certamente. Comunque, il Madagascar è bello, sì. Com'è? Qualcuno è già pronto a partire. Dice che il titolo Pedala Madala è bellissimo, pronti via. E io sono entusiasta di questa nostra chiacchierata perché ci hai fatto scoprire uno dei una tua esperienza che parte di tanti modi in cui tramite la bicicletta si può aiutare e si può divertirsi aiutando anche qualcun altro, visitando un paese, portando a casa anche ad altri, come siamo noi, spettatori di questa tua avventura. Un piccolo pezzetto di paese e di comunità. E quindi io ti ringrazio, magari ci vedremo in futuro per un nuovo viaggio che percorrerai Certo. e ti auguro una buona serata. Ormai siamo verso la fine delle restrizioni, della costrizione di stare a casa. Quindi ti auguro anche di ricominciare a pedalare e ad allenarti per il prossimo viaggio. E io ringrazio voi perché mi avete fatto rivivere come era inevitabile che accadesse, ma proprio raccontandovelo vi assicuro che ho presente il ciclone che ho preso, perché ho preso anche un ciclone pedalando, non so, Alan, se è mai capitato, ma con la mentalità occidentale che dici, ma sì, bagniamoci perché tanto smette. 72 ore di acqua intermittente, non avevo più niente di tutto. Incredibile, E questo era l'ultimo ciclone di fine aprile. Sì, ho fatto anche questa esperienza. questa era la Come? tua ultima pillola, il tuo ultimo regalo dal viaggio, no? Sì. Io rubo Sì, ancora due perché dici, pedale adesso smette tanto, fra un po' smette, sì. Io ti rubo ancora 2 minuti per dare il prossimo appuntamento a chi ci ascolta, che
sarà questa volta solo in esclusiva, diciamo, su Facebook. Proviamo questa modalità che sembra aver funzionato meglio e ci sarà, attenzione, anche un cambio di orario, perché proprio perché siamo più liberi di andare in giro, so che molti hanno ricominciato a lavorare, so anche che altri hanno piacere di andare in bicicletta o a camminare, a fare finalmente attività sportiva, quindi spostiamo di un'ora alle 18:30 venerdì prossimo con un ospite che era anche qui presente. Oggi scopriremo un nuovo viaggio. Un abbraccio forte, Giancarlo, ancora complimenti. Buone pedalate. Grazie ragazzi, grazie a voi che mi avete ascoltato, grazie. Ciao. Ciao, ciao.